Allora è scoppiata come stato un fulmine a ciel sereno questo delle monache. Apparentemente sì, perché 40 giorni qui e complessivamente, se non sbaglio, sono 59, se ho sentito bene, no? Eh Come sì, ho letto pure io colonie di qualcosa. queste camigliane sono rimaste contagiate. Questo è un fulmine a ciel sereno, come hai detto tu. Purtroppo di questi tempi ci dobbiamo aspettare di tutto. Il problema, come ti dicevo stamattina al telefono, è che oltre alla macchina della protezione civile che gira per la terra e dice e invita a restare a casa, fino a stamattina di cose ulteriormente concrete non ce n'erano, come latitano, a parte un video che ho scoperto poco fa che ha fatto il sindaco, e questo ci comunque rincuora e gli mandiamo i migliori auguri, perché vuol dire che ha superato il periodo di quarantena e quindi è tornato libero di poter esercitare anche al di fuori della sua abitazione il suo mandato. Dicevo, quello che ci serve è qualcosa di più cogente, di più attivo, di più concreto, perché l'amministrazione comunale, a mio avviso, in questa situazione, oltre a emanare ordinanze che sicuramente vanno nel senso indicato dal DPCM del governo, no, per fare DPCM, oggi ne ha fatta un'altra, come tu penserai, la numero 9, che restringe ulteriormente su tutta una serie di situazioni, in particolare di portare gli animali, quindi i cani sostanzialmente, per le esigenze, diciamo, che hanno queste bestiole soltanto nelle vicinanze di casa e per il tempo strettamente necessario. Sono state interdette tutte le attività fisiche, quindi ciclismo, jogging e quant'altro, e il percorso per questi fini dei sentieri naturalistici, se non per entrare nelle proprie abitazioni. E è stato ribadito, come già è ovvio, che chi è sotto quarantena o è stato trovato contagiato deve stare assolutamente nelle condizioni in cui viene preposto, quindi se è diciamo, in quarantena domiciliare e quant'altro, per questo deve assolutamente allontanare, pena per le sanzioni amministrative e l'applicazione di denuncia ai sensi di legge. Però questo adesso andrebbe, secondo me, come diciamo stamattina, a telefono controllato, verificato, cioè che tu emani un'ordinanza così restrittiva, perché evidentemente ci si è resi conto che in alcune zone della città ancora si continuava a girare liberamente per motivi sicuramente non necessari, a parte la voglia di poter uscire avanti per respirare l'aria fuori dopo che si sta chiusi in casa, però con il rischio concreto poi di ulteriormente allargare il contagio, vanno verificate. Quindi il sindaco è un ufficiale di governo, è un ufficiale di governo, lo dice la legge, e in questo essere ufficiale di governo ha poteri assoluti di ordine pubblico e di sicurezza, assoluti nel senso che vanno a garanzia della sicurezza e dell'incolumità pubblica dei cittadini. Allora, le forze dell'ordine, la polizia municipale, il sindaco, insieme, secondo me, come sicuramente voglio sperare stanno facendo, fanno e faranno, adesso debbono organizzarsi in una misura coordinata e andare a verificare che non ci siano quelli che, nonostante l'ordinanza dica che non si esce più per fare jogging e ciclismo o quant'altro, nonostante si debba uscire con gli animali solo per il tempo strettamente necessario e sotto casa, e nonostante si debba stare a casa se contagiati o in quarantena, vanno a verificare queste cose. Perché, come stanno facendo in altri comuni, oggi ho sentito la sindaca Raggi che ha detto che sempre di questo blocco, quindi non più casi così a controllo a campione, ma le macchine verranno tutte fermate. E ripeto, sono misure forse che possono apparire eccessive, che possono apparire un ulteriore soffocamento di libertà. Si parla anche di un'app tecnologica a livello informatico che verrà a verificare tutti i nostri spostamenti in base al GPS, se ci connettiamo a Facebook, Instagram o quant'altro, con cellulari. Allora, in questo momento, se serve anche questo, ancorché spaventi, si è parlato pure dell'intervento dell'esercito, non so se hai sentito quello che stanno dicendo, il ministro Guerini sembra che abbia la disponibilità, ben venga. Però quello che io invoco a livello locale, qui nel nostro comune, è che si dia un segnale, ben ha fatto il sindaco con quel video, io spero che a quel video ne seguano degli altri, ma non perché ci deve essere chissà quale bramosia nel parlare o nel fare, ma per dare la concreta certezza che l'amministrazione c'è, che sta facendo quello che deve fare e che prosegua insieme alla Protezione Civile, alla Luce Rossa, a tutte le forze dell'ordine, alla Polizia Municipale e quant'altro, nell'opera di prevenzione e di mantenimento della sicurezza e della salute di tutta la città. E questo va fatto assolutamente. Perché lo dico? Poi ti do adesso i motivi. Oh, però io dico una cosa, no? Perché stamattina
No, giravo su Facebook una cosa e io ho sentito tanti che si lamentano e dicono: ma qua la gente va in giro, si vede gente che va in giro a passeggio, chiaramente. Ma insomma, ora ho visto poco fa, è stata postata una foto, c'era un blocco dei carabinieri all'ospedale di Frascati. Io dico una cosa, no? Ma è possibile che la gente non capisce? Che insomma, stiamo se ne 2 settimane a casa, 3 settimane a casa e è finito tutto. E invece no, si vede un anno in giro. Se vi danno un anno in giro con me, boh, io non lo so. Io ho detto l'altro giorno, ieri sono andato a comprarmi le sigarette, no? Mi sono preso 4 pacchetti. Siamo connessi, no? Sì, siamo connessi, 4 pacchetti di sigarette. Quello mi ha detto: quello ha detto, dice, no, qua c'è sta gente che la mattina vi appie i cerini e il pomeriggio vi appie le sigarette. Cioè, ma dico, ma proprio siamo proprio strani, siamo. Io non lo so, guarda. Vabbè. Siamo strani, questa si chiama semplicemente incoscienza e irresponsabilità. Per questo dico che sarebbe opportuno una maggiore presenza proprio tangibile in video, perché purtroppo in giro non si può andare intanto, ma in giro ci devono andare le forze dell'ordine, la polizia municipale, insieme alla protezione civile, la Croce Rossa e quant'altro. Si deve essere sicuri che dopo adesso sia emanata questa ordinanza così restrittiva, non ci sia più una sola bicicletta e un solo jogger che continuano a fregarsi e andare in giro. Lo so pure io questo fatto che c'è gente che esce la mattina per prendere il latte, la sera per prendere il pane e a metà giornata per prendere pasta, per dire. E questo non va. Poi adesso con questa ulteriore restrizione, compressione degli orari di apertura dei negozi, degli esercizi commerciali di massa, supermercati alimentari, si andrà ancora di più a mettere la gente, anche se li mettono poi a 4, 5, La più 9, grossa fregnaccia che potevano fare. La più grossa fregnaccia questa. ieri al Canne Fu di Crotone segnalavano 2 ore di fila con la gente con le catene che arrivava fino a via di Rocca di Papa, a via del Pratone, e a piedi in attesa di poter entrare Certo, in certo. infrastruttura. Tutto questo però, secondo me, se l'amministrazione, ripeto, non è, qui non c'è nessuna polemica, fra l'altro politico, se è di destra, sinistra, centro, bianco e nero. Qui bisogna che le istituzioni facciano il loro dovere. Esiste il comitato operativo comunale, il COC, che viene attivato, sì, è stato attivato. Allora, questo COC deve produrre delle linee guida, degli indirizzi specifici a tutti quelli che sono interessati a garantire che l'ordinanza, anche quella ultima, sia rispettata e che si limiti tutto. Ora, stamattina, tra l'altro, mi era giunta una voce un po' strana, che sembrava che le ASL non comunicassero per ragioni di privacy i nominativi ai sindaci delle persone contagiate sul loro territorio. Io voglio sperare che non è così, e tra l'altro l'intervista che ho sentito poco fa del sindaco Andreotti chiarisce, e spero di aver capito bene, che le ASL comunicano i nominativi delle persone contagiate, perché il sindaco comunque è anche autorità sanitaria locale e deve saperlo. Questo ovviamente non perché si debba mettere al pubblico ludibrio o alla gogna chi purtroppo impatta nel virus, ma soprattutto perché si deve dare modo alla gente di ricostruire quel famoso link epidemiologico, che a mio avviso, per quello che mi consta, per quello che sono e vedo, le ASL non so fino a che punto lo realizzano. Te lo dico perché purtroppo uno dei due professionisti medici che sono, ahimè, ricoverati oggi di Rocca Ferrata, a Roma, in ospedale di Roma, uno dei due aveva tantissimi pazienti. Anzi, approfittiamo e fargli un saluto, carissimo, in bocca al lupo, perché è una bravissima persona, oltre che un grandissimo medico, e così facciamo altrettanto con l'altro medico professionista. Dicevo, ci sono centinaia, forse anche oltre il migliaio di pazienti. È chiaro che non tutti saranno venuti a contatto, e ovviamente questo ce l'auguriamo con il medico che poi è risultato contagiato. Ma io so per certo che tante persone che hanno incontrato il medico recentemente non sono state affatto chiamate da ASL. Quindi questo link epidemiologico, o cosiddetto SISP, questo non so cos'è questo acronimo, questo sistema che dovrebbe ricostruire le catene di incontri, di contatti avvenuti in precedenza, non mi risulta che siano così efficienti. E anche là, secondo me, il sindaco, una volta che sa i nominativi delle persone, in qualche modo, sempre muovendosi nel suo perimetro, ovviamente di funzioni assegnati, senza inventarsi nulla di più di quello che gli è consentito, potrebbe fare, secondo me, qualcosa di più. E soprattutto dare dei segnali rassicuranti alla città. Bene ha fatto
fatto con quel video, mi auguro che siano altri, mi auguro che parlino altri rappresentanti delle istituzioni e che ci chiariscano bene quello che sta accadendo, perché invece il picco di oggi con le 40 soline ci fa rabbrividire, quantomeno ci mette in grande preoccupazione, oltre a quello che è già successo. E c'è anche un'altra piccola cosina che ti voglio dire.